Due cippi nel giro di un paio d'ore a Rimini, ai danni di due donne, le quali malviventi hanno sottratto la borsa. È accaduto ieri pomeriggio. Il primo strappo si è consumato alle 15.45 in via Betti, dove una 39enne riminese in sella alla sua bici è stata affiancata da un uomo a piedi che con una mossa fulminea le ha afferrato la borsa appoggiata nel cestino ed è fuggito. Il secondo scippo ai danni di un'anziana è avvenuto nel parco Renzi alle 17.40. La derubata è una 70enne riminese che mentre stava passeggiando con la borsa in spalla è stata affiancata da due individui in bici. La donna non ha fatto in tempo ad accorgersi della loro presenza che uno dei due le ha sfilato la borsa ed è sparito, seguito dal complice. L'anziana ha chiesto aiuto ad alcuni passanti ed è riuscita ad avvertire subito la polizia. Le volanti si sono messe sulle tracce degli scippatori e nel giro di pochi minuti hanno rintracciato in piazzale Kennedy un 36enne di Matera senza fissa dimora, con in mano la borsa della signora. Alla vista delle divise l'uomo si è giustificato dicendo di aver incontrato un amico che gli aveva chiesto il favore di tenerla un attimo, una versione che evidentemente non ha convinto gli agenti. Il 36enne è stato così portato in questura e denunciato per ricettazione. Il questore, inoltre, sta valutando nei suoi confronti l'adozione del foglio di via. Il tempestivo intervento delle volanti ha però permesso di restituire alla 70enne la sua borsa, con all'interno ancora tutti i suoi effetti personali. Gli agenti della questura di Rimini stanno mettendo insieme gli elementi raccolti, ma l'impressione è che dietro ai due scippi possa esserci la stessa mano.